Consiglio regionale ha approvato il 31 marzo a maggioranza il bilancio 2016-2018 della Regione Piemonte. Ampio e articolato il dibattito in aula con l'esame di oltre 200 emendamenti, presentati per lo più dalle opposizioni. Approvati anche diversi documenti di indirizzo. Circa 90 studenti provenienti da tutta Italia hanno partecipato a EU-Model Torino, vera e propria simulazione dell'attività di Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea, per imparare come si decide a Bruxelles, promossa dalla consulta regionale presentata a Palazzo Lascaris. È uscito il primo numero del 2016 di Notizie, il magazine della Regione Piemonte. L'articolo di copertina è dedicato ai 70 anni del voto alle donne. Ampio spazio ai temi relativi all'economia, alla società piemontese, all'ambiente e alla cultura. È stato presentato a Palazzo Lascaris il telero di Carlo Levi, da Torino un viaggio nella questione meridionale. Il volume, realizzato con il contributo del Consiglio regionale, indaga l'opera in cui Levi trasferì su tele i drammi e i volti narrati nel romanzo Cristo si è fermato a deboli. Società, politica, religione, diritti umani e diritti delle donne in Iran sono stati al centro di un convegno organizzato a Palazzo Lascaris dal Comitato regionale per i diritti umani con Iran Libero e Democratico, il movimento che si oppone a Rouhani, e il centro-sud di Calamandrei. Un viaggio per ripercorrere attraverso il racconto di due figure femminili che si ritrovano in una stanza del tempo il lungo cammino delle donne attraverso il Novecento. E quanto propone lo spettacolo Donne, realizzato dall'associazione Tadaka con il sostegno della Consulta Elette. Una nuova sala di ascolto per le donne vittime di violenza, allestita a cura del Soroptimis con il sostegno della Consulta Femminile, è stata inaugurata a Torino, presso la stazione dei Carabinieri Pozzo Strade in via Guido Reni. L'iniziativa fa parte del progetto Una stanza tutta per sé.